Siamo live, ciao a tutti. Ciao a tutti. Avremmo semplicemente dovuto rimanere così per un qualche minuto e far finta di parlare e poi dare loro il benvenuto. No, ok, adesso sto zitto. E lo so che tutti quanti adesso stanno facendo refresh del loro schermo. Perché sono tutti umanoidi, appunto, e poi perché pensano di avere qualcosa che non va nel loro PC. Allora, benvenuti a tutti a questo altro episodio di Storie di Cambiamento. Oggi abbiamo un ospite davvero speciale, Dr. Daynir, una delle persone preferite nel mio mondo, e sono stata fortunata e geniale abbastanza da sceglierlo come mio fratellone. Quindi grazie per avermi invitato oggi a intervistarti in questo giorno per la prevenzione del suicidio. E ti adoro, sorella cara, penso che sia reciproco. Allora, prima di parlare, volevo solo semplicemente salutare tutti quanti. Abbiamo già un sacco di persone felici online e mi piace già. Non lo so, bellissimo. Allora, ti ho seguito tutto il giorno come se fossi il coniglietto della Duracell, ma puoi semplicemente condividere un po' delle tue consapevolezze con me e com'è stato essere consapevole di un giorno così e che cosa succede quando siamo così consapevoli? Ok, sì, è interessante perché ho sperimentato una cosa di questo genere molto dinamicamente negli ultimi 7 anni. Allora, una delle cose che succede è che mentre portiamo consapevolezza su questo nel mondo, siamo davvero consapevoli delle cose di cui altre persone sono consapevoli. Le sentiamo nel nostro corpo, pensiamo che siano nostre, ma fanno semplicemente parte della nostra consapevolezza. Sara, per esempio, ha messo in una delle chat in cui eravamo insieme: oh, il mio corpo fa così, può qualcuno contribuire al mio corpo? Perché il mio corpo sta facendo così, questo, questo, questo e questo. E io le ho mandato un messaggio vocale dicendo: allora, oggi è il giorno per la consapevolezza e la prevenzione del suicidio. Allora, per me succedeva una cosa di questo genere almeno 4-5 giorni prima di questo giorno, questo negli ultimi 7 anni. E nei primi 6 anni probabilmente facevo dei Facebook Live e basta, adesso invece ci sono 20 interviste, Facebook Live, eccetera. E quindi questo livello di consapevolezza su certi aspetti di realtà ci rende tutti consapevoli. Molte persone però entrano nella storia e cominciano a entrare in resistenza, entrano nei loro posti dove veramente hanno a che fare con il suicidio, ma abbiamo bisogno di riconoscere che come sarebbe semplicemente non fosse nostro, ma semplicemente fossimo consapevoli di tutte le cose che stanno avvenendo nel mondo delle persone adesso. Sai che allora oggi ho appunto Shaila, tua nipote, mia figlia di 9 anni, mi diceva che il suo stomaco le faceva male. Allora, e questo è uno degli inviti di questi consapevoli, di questi strumenti, è semplicemente essere l'invito per la consapevolezza di questi bambini. E quindi volevo chiederti, quando hai colto che eri così diverso? O quando, dove? Dove? Allora, stiamo parlando di diversità o di consapevolezza? Allora, ok, facciamo tutte e due, ok? Possiamo? Sì, certo. Allora, cominciamo dalla differenza. Allora, l'ho capito a una età molto giovane, ma pensavo che fosse sbagliato e sai che mi sono accorto a un certo punto che abbiamo creiamo del che abbiamo creato insieme. Ok. Allora, sì, no, perché creiamo sempre senza accorgercene. Allora, modelliamo la nostra realtà per creare la vita nel futuro che vogliamo che sia lì e questa potrebbe essere una conversazione per un altro momento, ma per me quando ero bambino, un bambino bianco, e lo so che è una sorpresa perché lo so che non ho l'aspetto di un uomo bianco, ma lo so che io sto scherzando, ma quando mi sono trasferito al ghetto con mia mamma, io ero veramente l'unica persona bianca. Io e mia madre eravamo gli unici visi bianchi lì. Ma non me ne ero così accorto così tanto. A un certo punto ho cominciato a essere picchiato per essere di colore diverso, ma non era perché. Allora, io avevo tutti i miei amici,
erano latinoamericani o neri, provenivano da diverse culture, etnicità, eccetera. E non mi ero accorto che eravamo diversi, eravamo solo amici. Avevo 8 anni e uno dei miei amici è arrivato con suo cugino e suo cugino mi ha colpito e mi ha detto: che stai facendo qua? E io: ma io vivo qui. Ed lì che ho capito che le persone cercano di eliminare le persone che sono diverse, e avevo 8 anni, per cui mi sono precipitato a casa e ho detto: mamma, che cos'è un viso pallido? Perché il tipo mi ha colpito, mi ha chiamato così, e lì mi sono accorto che ero diverso. Ma quello che è divertente è che per me non è mai stato così reale. Perché tu sai che sei diverso perché sei un colore diverso, o sei diverso perché sei diverso. E so che a un certo punto sono diventato consapevole di tutta la cosa che c'è sulla razza nel mondo. E poi mi sono accorto che nessuno di noi vedeva l'altro come diverso finché qualcuno non ci ha insegnato che le persone sono diverse e che possiamo giudicarle per quella differenza. E c'è veramente una misidentificazione tra diverso e separazione. Allora, io mi ricordo che ero la tua sorellina minore io sapevo che la tua differenza era proprio il tuo magnetismo, perché tu attiravi le persone e io volevo essere sempre lì intorno. E io, per esempio, ti aspettavo sempre tutti i giorni sulle scale. Quando tu ritornavi dai tuoi appuntamenti, ecco, no, al contrario del modo in cui lo faceva mio padre, che cominciava a urlarmi dietro se arrivavo con 3 minuti di ritardo. Ma quello che è interessante è che mi ricordavo che ero seduta fuori mentre ti aspettavo che tornassi e ti volevo così tanto bene, ero un po' gelosa di quelle ragazze con cui eri. Ma io conoscevo appunto, riconoscevo il tuo magnetismo, che è anche il modo in cui tu ti muovi nel mondo, ed è un tale invito. Ma quello che tu dici in tante interviste, quello che pensi che sia sbagliato di te è un punto di forza, per cui vorrei parlare un po' di più di questo, perché questa domanda veramente ha aperto tantissime cose per me. Allora, fammi dire una cosa, tu parli del magnetismo e io dico: ma cavolo, io non sapevo che tu lo sapevi. E finché non ho cominciato a fare Access e Gary, il fondatore, cominciava a dire delle cose e io dicevo: oh, e ci sono voluti degli anni per riconoscere, perché io suonavo arrogante e che quello che facciamo è semplicemente la nostra differenza. E se troviamo un modo per giudicarla, minimizzarla, invece di riconoscerla come parte del nostro dono unico che siamo nel mondo, e vedo così tante persone che si nascondono perché sono stati giudicati, sono stati resi sbagliati, sono stati abusati, qualunque cosa sia che hanno sperimentato a causa di quella differenza, io sono stato picchiato per quello. Ma come sarebbe se tutto quello che pensi che sia sbagliato di te sia il tuo punto di forza? E se tu cominci a coglierlo e a farlo entrare nella tua vita, cominci ad accorgerti che tutto quello che ti hanno detto di te potrebbe non essere vero. Quello che è vero ti rende leggero e quello che è una bugia ti rende pesante. Quindi tutto quello che ti è stato detto di te, che ti rende pesante, non è vero. E quindi viviamo in un mondo in cui i bambini sono giudicati da età giovanissima, come i miei amici. I miei amici non mi guardavano mai e non mi dicevano mai: tu non dovresti essere qua perché sei bianco. Erano solo i miei amici. Ci adoravamo, giocavamo, andavamo nelle case l'uno dell'altro. Anche se in casa mia, per esempio, c'erano gente per cattiva che non voleva nessuno, ma dopo la scuola noi ci trovavamo nelle nostre case, semplicemente avevamo queste amicizie così belle. Ed è quella differenza: se tu non sei giudicato, non sei reso sbagliato per questo, ti può permettere di essere uno spazio diverso nel mondo e di vivere la tua vita da uno spazio diverso, e cominci a riconoscerlo, cominci ad essere con te,
Come lo sei con i tuoi figli? Sei tra l'altro una madre straordinaria e tu riconosci la loro differenza e non cerchi di renderli normali, perché la normalità è una delle cose peggiori che puoi cercare di far diventare qualcuno. Se vuoi renderli felici, allora lascia che siano diversi, perché le persone che sono diverse sono quelle che... Allora, guardiamo una cosa. Se Da Vinci si fosse giudicato per il suo HD e per la sua capacità totalmente folle di creare e la sua voracità di sperimentare la vita, allora il mondo avrebbe perso delle cose meravigliose, quindi che futuro avremmo creato? E quindi abbiamo questi bambini geniali, abbiamo questi adulti geniali che hanno cercato di entrare nella scatola della normalità, altrimenti sono sbagliati. E questo comincia da bambini quando iniziamo a insegnare giusto o sbagliato ai bambini, e pensiamo che sia giusto farlo da genitori, ma solo se vogliamo che siano semplicemente sempre in uno stato di giudizio. Allora dobbiamo insegnare loro giusto e sbagliato. Perché come umanoidi, se non avete già spento il video a questo punto, gli umanoidi sono in uno stato di giudizio completo e costante, pensano di essere sbagliati perché hanno imparato quel giudizio che devono essere sbagliati perché non fanno mai le cose come gli altri e quindi si meravigliano perché si sentono sempre sbagliati e da una età molto giovane. Come sarebbe se invece dicessimo semplicemente che le scelte creano, non esistono scelte giuste o scelte sbagliate? Ed è veramente una cosa molto difficile da capire, perché siamo così inondati di giusto e sbagliato in questa realtà. Ma se la tua scelta è l'unica di funzionare dal giusto o sbagliato, da bene o male, allora devi mantenere uno stato di giudizio totale di te per assicurarti di non fare la scelta sbagliata. Invece, come sarebbe se facessimo sapere alle persone che ha le loro scelte ai bambini? Allora, per esempio, la figlia di Gary si è avvicinata alla fiamma della pentola che era sul fuoco e lui non le ha detto non farlo, non le ha detto questo, ma semplicemente l'ha resa più consapevole che poteva magari bruciarsi. Allora, il fatto che tu appunto gli urli dietro di fare o non fare delle cose, non li rende più consapevoli, ma semplicemente li fa restare nello stato di giudizio. Quello che le ha detto è: se lo fai, se lo tocchi, ti fai male con un'energia intensa. E così, in modo che lei sentisse. Allora, lei ha avvicinato la mano, ha sentito il calore e l'ha ritirata. No, 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 è troppo caldo, non lo faccio. E quindi l'ha potenziata a scegliere. Lo puoi fare, ma sai che succederanno delle cose. Quindi, se cominciassimo a guardare alle persone di quello che sanno nella famiglia, a scuola, eccetera, se questo capitasse, quale scelta hanno fatto per creare questo? Questo potrebbe dare loro un punto di riferimento diverso sulla consapevolezza, per cui semplicemente una cosa non è capitata a loro, ma è una scelta che ha creato quell'effetto nella vita, nel corpo o nella vita di qualcun altro. E questo cambia completamente le regole del gioco. Allora, quello che ho visto come genitore era proprio quello di togliere la pressione. Allora, mio figlio Steven adesso ha 19 anni all'università. L'ho chiamato diverse volte. E quindi gli dicevo, tutto quello che adesso crei nella tua vita dipende da te, se vuoi apprendere appunto la laurea, eccetera, e per le tue capacità e per la tua creazione. E quindi vorrei semplicemente che riconoscessi che puoi creare la vita che vuoi e questo ha cambiato le regole del gioco. Ok, tu ce la puoi fare. Penso che molti genitori cercano magari di fare, come dire, delle scelte preventive in modo da non essere giudicati. E l'ho visto diverse volte nelle persone vicino a me.
Allora, questo ritorna appunto al fatto che viviamo in un mondo pieno di giudizio, che tutti quanti ritengono che sia l'unica realtà a cui si devono adattare, così i genitori non devono essere sbagliati per le scelte dei loro bambini, dei loro figli, perché se i loro figli fanno delle scelte che agli altri non piacciono, vuol dire che sono stati dei cattivi genitori, ma questo è veramente qualcosa di ridicolo. Ma non è. Abbiamo semplicemente bisogno di accorgerci che il sistema ormai è rotto. Abbiamo bisogno di fare qualcosa di diverso, che è riconoscere noi stessi come essere. Un'altra cosa è di entrare in uno spazio dove siamo disposti a essere giudicati e accorgerci che non è la fine del mondo. Di solito è l'inizio di un mondo molto più grande quando siamo disposti a essere giudicati, perché molte delle nostre scelte riguardano l'assicurarsi di non essere giudicati da altri. O che noi non ci giudichiamo. Per esempio, come si tratta di, che ne so, di andare in chiesa, sai che appunto dovevo andarci da bambino perché semplicemente i miei genitori lo facevano, ok? Ma se funziona per te, ok. Ma una delle cose che ti insegnano alla chiesa, in chiesa, è quello di giudicarti per i tuoi pensieri. Per cui ti preoccupi semplicemente dei tuoi pensieri, così crei un giudizio in testa per tutti i pensieri che hai, e ci sono tantissime persone che se ne vanno in giro giudicando se stessi, ma dobbiamo riconoscere che esistono due tipi di persone su questo pianeta, e sono, allora, ci sono gli umanoidi che desiderano possibilità diverse e che giudicano se stessi e che si sentono sempre diversi, perché sembra che non siano mai abbastanza. Ma come umanoide ti senti sempre diverso, anche in un gruppo di altri umanoidi, e cominci a dirci, cavolo, ma io non, che ci sto a fare qua? Ok, ma il fatto che tu non rientri in niente è proprio il tuo dono meraviglioso, quello che tu pensi che sia un'erroneità è un punto di forza. E quindi pensiamo che il fatto che non ci adattiamo sia un'erroneità. Allora, un attimo, io non c'entro niente con la mia famiglia, non c'entro niente con tutte queste persone, sono di un colore diverso, eccetera. Ma io, per esempio, non c'entravo niente con la famiglia con cui eravamo perché ero di un altro colore diverso, non c'entravo niente con i loro giudizi. E anche con i loro giudizi sul fatto che io facevo sempre qualcosa di sbagliato, ma semplicemente perché non incontrava i loro giudizi. Allora, tutti quanti considerano reali i giudizi. E come gli umanoidi entrano in quello spazio. Per cui cominciamo a dire, no, com'è che tutti quanti si bevono questa bugia? È come il corona. Il corona uccide tante persone quanto l'influenza. Ma, e questa è una bugia che si sono bevuti così tanto, e le cose che invece gli umanoidi guardano e dicono, ma che cosa sta succedendo qua? Ma che cos'è? E alle altre persone che sono appunto qui su questo pianeta, sono le persone che non desiderano cambiare niente, che portano le mascherine in macchina in modo da non avvelenarsi, o come quella persona di cui parlava Emily ieri, che aveva praticamente un'intera copertura di plastica intorno alla testa, compreso sulle orecchie, per evitare il corona. Allora, io non sto dicendo che il corona non esiste, esiste. Ma non è quello che ci hanno detto, per cui gli umanoidi vedono questa cosa e cominciano a dire: questa è follia, ma tutti quanti si bevono questa cosa? E quindi tu non vuoi sentirti come quello diverso? E quindi o fai un Facebook Live dove tutti possono sentire, oppure dire, e dove io posso dire: ok, non sei l'unico, soprattutto non sei l'unico che si sente quello diverso. Perché noi comunque siamo nessuno di noi è riuscito a trovare un gruppo di persone che comunque la pensasse come noi e che non pensasse male dell'essere strani o bizzarri.
Sì, fa parte del nostro dono, ma un'altra cosa è che semplicemente dirlo, io spero che semplicemente dirlo dia alle persone un più senso di libertà e vi permetta loro di uscire da quello spazio in cui si giudicano perché non sono capaci di rientrare nella scatola. E solo dirlo però non è abbastanza. Dovete anche cominciare a riconoscere che questo è un dono. Ma i modi in cui è un dono, ma anche stare con altri umanoidi, come in Access Consciousness, raccontano delle storie che sono uguali alle tue, cioè del fatto che erano sbagliati perché erano diversi, cominci a dire: oh cavolo, ma è la stessa cosa che è successa a me, ma questo in realtà è un dono. Non siamo creature che sono state progettate per funzionare da sole, ma non siamo creature che amano avere persone intorno per tutto il tempo. Per cui va bene anche così. Quindi non puoi mettere questa cosa e farla rientrare in una scatola. Quello che continuiamo a fare è di mettere tutto quanto in una scatola. E di metterlo su uno scaffale nel nostro cervello, quello che è buono, quello cattivo, che è giusto, ma definirlo. Ma da un'altra parte, richiedi la presenza di persone, del contributo, anche se non ti piacciono così tanto le persone, perché sei così consapevole e quindi cogli praticamente tantissimo dei loro pensieri e emozioni, e cosa fai? Le porti fuori dalla consapevolezza che richiedi contributo e supporto da persone che non ti giudicano e probabilmente vuoi passare molto più tempo da solo e non è sbagliato, e non perché le persone intorno a te sono sbagliate, ma perché sei così sensibile e consapevole di quello che succede nelle loro teste e che hai imparato a rendere quello che succede nelle altre persone molto più di valore rispetto a quello che succede in te. Perché come facciamo a sapere che siamo noi? Quando usciamo in natura e sembra che noi, che veramente il mondo ci scivoli dalle spalle, quello è il momento in cui noi siamo noi stessi, non abbiamo intorno persone che pensano, perché noi siamo noi quando siamo molto più vicini all'energia delle piante, della terra e dei fiumi e che fanno quello che fanno senza punto di vista e che sono disponibili a contribuire a tutto e non hanno giudizi di qualcuno che magari non è disposto a farlo. E ci dà anche questo contrasto tra essere quello spazio e quella facilità e quella gioia in quel movimento, dove è invece lo spazio in cui la maggior parte delle persone funzionano, nello spazio di giudizio della loro testa, del giusto o sbagliato, e cercano di amputare tutto quanto dalla loro vita. Quindi grazie per tutto questo. Senti un eco? Allora, sono curiosa di che cosa hai sperimentato quando ti sei fatto scorrere i bars. Senti un eco? Sì. Allora, sento con la voce un po' metallica, così adesso cambio le cuffie. Ecco, mi metto fatto. Ok, molto meglio, molto meglio. Sì. Allora, vorrei che parlassi di un po' di quello che ti ha portato a riconoscere lo spazio di te e di come ti sei fatto scorrere i bars, che abbiamo sentito molte volte, ma una delle storie che non abbiamo sentito è che Shannon ti ha dato un post-it di due domande, con due domande da fare dopo i bars, perché i bars cambiano così tanto e vorremmo invitare tutti quanti a fare almeno una sessione, almeno in questo mese per poterlo provare, e anche Mamie li può arrivare a dirlo. Sì, sono appunto delle domande che si possono fare quando appunto le persone cominciano a farsi scorrere i bars e cominciano ad aprirsi degli spazi per cui cominci a vedere la differenza del dono che sei. Allora, parliamo prima dei bars che sono meravigliosi e che mi hanno veramente salvato la vita 20 anni fa. Sono entrato nella sessione che ero depresso e volevo suicidarmi e ne sono uscito con una gratitudine per essere vivo. Mi ricordo che
che guardavo le nuvole nel cielo e dicevo, cavolo, ma è sempre stato così bello qui? Ok, sei così, eccomi, sono qua. E tu... io sono passato da una storia lunghissima di partecipazione a seminari, a letture di libri che ti insegnavano a essere felice, anche perché io tutto quello che volevo veramente, quando mi chiedevano da bambino, era che volevo essere felice. E mia nonna me lo chiedeva e io rispondevo così. E io, quando mi chiedeva che cosa vuoi fare da grande, e io dicevo felice. E lui, e lei, no, non hai capito, volevo chiederti che cosa vuoi fare, poliziotto, medico, eccetera. No, volevo essere felice. E quindi ero molto lontano dall'essere felice 20 anni fa. E stavo pianificando di portare la mia vita alla fine prima di questa sessione BARS. L'ho fatto con Shannon Hara questa sessione, che è appunto la sigliastra di Gary, fondatore di Access, ed è divertente anche, perché adesso guardo 20 anni fa com'era, ho questo senso immenso di gratitudine fenomenale per tutto quello che è cambiato, e anche per Shannon, perché era lì, in quel punto della mia vita, in cui volevo finirla, e se non si fosse mostrata, ok, adesso vedo le cose in modo molto diverso, e anche ho cominciato a usare gli strumenti di Access, perché i BARS, per esempio, fanno qualcosa che niente altro sul pianeta fa. Non c'è nient'altro che sul pianeta che fa quello che fa noi BARS. Ce ne sono le cose meravigliose su questo pianeta, ma che non fanno la stessa cosa assolutamente. Allora, il mio punto di vista è che non bisogna fare solo Access. Aggiungi Access a quello che fai per renderlo molto più efficace. Ok, ed è una cosa che voglio dire appunto semplicemente per le persone, soprattutto che stanno adesso ascoltando, e anche quelle che guarderanno dopo. Allora, quindi i BARS fanno qualcosa che nient'altro fa e che dissipano proprio la componente elettromagnetica dei pensieri, emozioni e sentimenti, e cioè sciolgono quella polarità. E hai questo senso di pace. Dopo la prima sessione mi ha detto, un'altra delle cose sono gli strumenti. Abbiamo i BARS e ha tutta una serie di strumenti che usiamo per cambiare le cose. E quindi ogni volta che vuoi cambiare delle cose, vuoi avere leggerezza, usa gli strumenti. E ok, allora adesso ti do questo strumento. E a chi appartiene questo? E lo ha scritto appunto nella sua calligrafia, che è come la mia, quindi buona fortuna se riuscite a leggerla. Forse la sua è addirittura leggermente migliore della mia. Oh. Ok, aspettate un attimo. Ok, scusate, è successo qualcosa qua. Quindi, quando sono tornato a casa... avevo questo post-it nella mia tasca, e quello che a quel punto della mia vita, prima di avere dei BARS, mi svegliavo così depresso e con un senso di inutilità, di solitudine, semplicemente non riuscivo a creare il futuro che volevo, non riuscivo a far funzionare niente, facevo schifo da tutti i punti di vista. E avevo tutte queste montagne di giudizio, ma dopo i BARS, tutto questo se ne è andato via per 2 giorni, ok? E poi mi sono svegliato 3 giorni dopo i BARS, ed ero così depresso, e per cui mi sono messo a piangere, come facevo prima dei BARS, perché non sapevo che cosa fare. E avevo tutti questi strumenti e niente sembrava cambiare nulla. Per cui dicevo, perché non riesco a cambiarlo? Devo essere sbagliato da qualche parte. Per cui semplicemente restavo a letto a piangere per un po' e a crogiolarmi nella mia così depressione prima di diventare un dottore per guarire gli altri. Ma in questa terza mattina mi sono detto, cavolo, ma mi sono sentito così diverso in questi 2 giorni, ma finalmente il cambiamento è qui, perché ha aperto uno spazio che non ho mai avuto prima. Perciò avevo quello stesso senso, ho guardato la sveglia e
ho visto questo post-it giallino su questa sveglia che diceva: a chi appartiene questo? Ho guardato non riuscivo a leggere, ma quando sono riuscito a leggere le parole poi, a chi appartiene questo? Tutto quello che sentivo in quel momento se n'è andato istantaneamente. Io dicevo: cavolo, tutta questa schifezza, tutto questo bisogno di sentirmi piccolo, tutte queste lacrime, via! Se ne sono andati, mi sono guardato intorno e io dicevo: cavolo, e Shannon mi aveva detto: guarda che questo strumento funziona davvero perché il 99% dei tuoi pensieri non appartengono a te. E quindi quello che devi fare è veramente chiederti a chi appartiene questo per 3 giorni, per ogni pensiero che hai, e rimandarlo indietro con la consapevolezza attaccata. E se lo fai per 3 mesi, veramente diventerai una specie di meditazione vivente. Quindi non so che la maggior... cioè, non so se altri hanno avuto questa presentazione così drammatica, così teatrale, a chi appartiene questo, ai bars, ma... Però so che avevo questo senso che dovevo entrare in quello spazio che mi permettesse di sapere che funzionava, e così è cambiato così tanto. Ok, lo faccio almeno per 3 giorni. E in quel momento, in quel periodo sono andato alla casa della mia ex fidanzata e sono capitato in un momento in cui c'era una cena di famiglia, che è uno dei momenti più pesanti della vita delle persone, perché è pieno di giudizio. E quindi io ero lì e ogni pensiero, ogni energia che cambiava, io continuavo a sentire a chi appartiene a questo, a chi appartiene a questo, a chi appartiene a questo. L'ho fatto per tutta la cena. Forse per un migliaio di volte l'ho detto: a chi appartiene questo, a chi appartiene questo, a chi appartiene questo, a chi appartiene questo, e me ne sono andato, che ero, wow, volavo. Veramente è stata la prima volta in cui uscivo da quella casa più leggero di come ero entrato. Quindi, allora, poi a un certo punto è arrivata questa persona che aveva fortissimo mal di schiena nel mio ufficio, e a un certo punto io non sapevo che cosa. Allora, io non so bene cosa fare, devi andare da qualcun altro. E lui diceva: no, non capisci, tu sei l'unico che può fare qualcosa. Allora, io semplicemente in quel momento non volevo creare il cambiamento, volevo ricevere il cambiamento. Per cui, allora, quest'uomo assolutamente non riusciva neanche a camminare. E l'unica cosa che mi è venuto su era di chiedere a chi appartiene questo. Ed è stato meraviglioso, gliel'ho detto, e gli ho detto: ehi, ma a chi appartiene questo dolore? E lui si è tirato su e mi ha detto: mia moglie! E io: oh, cazzo! Allora, quest'uomo che non riusciva a muoversi 3 secondi fa, e questo di nuovo mi ha lasciato senza fiato, che cosa è successo? Allora, sua moglie aveva avuto un'operazione alla schiena per dei dolori che non andavano via, che invece i dottori promettevano che sarebbero andati via, ma anzi si è peggiorato. E lui diceva: io adoro questa donna così tanto. E quello che è successo è quando appunto ha avuto l'illuminazione quando io ho fatto questa domanda. E lui diceva appunto che sua moglie non riusciva più a camminare, ma solamente con la morfina riusciva a farlo. E quindi lui mi diceva che lui avrebbe fatto qualunque cosa per aiutare questa donna. E quando ho cominciato a dirgli questo, anche lei ha cominciato a stare meglio. Quindi lui stesso diceva: io pensavo di essermi fatto male perché semplicemente ho fatto qualche movimento strano. Ma allora io a un certo punto ho cominciato a venire da te perché... da tutti gli altri non sembrava che non funzionasse assolutamente niente.
E l'unica cosa che abbiamo potuto fare era veramente continuare a chiedere a chi appartiene questo e fare po' di po' che riconoscere che era veramente un guaritore che aveva un sacco di capacità. E quindi dopo tutti questi riconoscimenti, quando se n'è andato, il 98% dei suoi dolori era passato. E qui ho cominciato a dire, e qui l'universo è come se mi avesse detto, vai nel mondo a dire che questa cosa funziona. Ed è qui. Ed è quello che sto facendo. Allora, e per me è successo anche che a un certo punto io ignorassi questa domanda finché non riuscivo a farlo più e l'universo continuava a ripropormela. E allora, in questo viaggio, tra l'altro, con Access Consciousness, questo è continuato a venirmi su. Ed ecco, e si è mostrato in questa cosa bellissima da osservare. Allora, io adoro questa storia. E quello che succede è che poche persone veramente usano questo strumento. A chi appartiene questo? Semplicemente che avrebbero semplicemente bisogno di fermarsi e dire appunto veramente a chi appartiene, perché funziona tantissimo, può essere veramente così facile se volete che lo sia così facile. Allora, un'altra cosa di cui volevo chiederti di parlare, lo so che il tempo sta andando anche veloce, non sapevo come tua sorella e come qualcuno che ti adora così, così tanto, quanto è stato difficile e quanto è stato duro per te al punto da avere questa idea di suicidio, e vorrei che tu parlassi un po' di più per aprire uno spazio per altre persone, che cosa è capitato che nella tua vita per cui le cose sono cambiate. Le persone mi chiedono che cosa sono le cose che possiamo creare in modo diverso con il suicidio. Se questi pensieri non sono nostri, allora cominciamo a dire questo, e se c'è un riconoscimento della consapevolezza di altre cose o la morte di altre persone, allora siamo super consapevoli, ma non dobbiamo nascondere tutto quello che sappiamo sul suicidio. È come se guardare queste energie del suicidio invece di nasconderle aprirebbe così tanti spazi. Allora, come potrebbe essere qualcuno un contributo per essere uno spazio di come hai parlato recentemente? Possiamo parlare di questo, cioè di togliere il giudizio. È esattamente questo. Quello che Allora, quello che non appartiene a te ti dà la libertà e la disponibilità di esporlo, perché non appartiene a te. Anche se è tuo, vorrei andare oltre, sai che tu sei questa persona terribile, e io te lo garantisco che non lo sei, perché non sei così terribile come pensi di essere, perché è una cosa che ho fatto anch'io con me. Ovunque hai deciso che sei una persona così terribile, per favore possiamo lasciarlo andare. Abbiamo appunto una frase di pulizia, ma non lo facciamo adesso perché dovremmo spiegarla, eccetera. Ovunque hai deciso, anzi no, facciamolo così. Ovunque hai deciso che sei una persona terribile, vuoi distruggere e screare, per favore, giusto, sbagliato, bene, male, poc, tutti i nuovi shorts, poison, beyonds. E tutte le cose degli altri che stai portando, che sei convinto che sono tue. E anche se ti convinci che sono tue, nonostante chiedi a chi appartiene questo, e sei quasi sposato con queste cose, vuoi distruggere e screare, per favore? Giusto, sbagliato, bene, male, pot, pot, tutti i nuovi shorts, boys and beyonds. E anche tutto quello che hai deciso, e risponderò poi alla domanda, No, ma non ha importanza, vai. Qualche volta è molto più facile sentire, una volta che ci siamo sbarazzati di questi punti di vista,
quello che sto facendo è stata la frase di pulizia che potete trovare a theclearingstatement.com, magari qua ci possiamo mettere il link. E quello che fa è di sciogliere i punti di vista fissi che noi dobbiamo andare al punto di creazione di qualunque cosa abbiamo cominciato a fare, in modo da avere molto più spazio. Ok, grazie. Grazie, Vittoria. Perciò, tutto quello che hai deciso che non si può cambiare di questo, e ovunque hai deciso che devi essere in qualche modo una persona cattiva, malvagia, sbagliata, o ovunque non hai pensato di portarlo alla luce del giorno, o persino capace di dirlo, di riconoscerlo, distruggi Scray, per favore, giusto, sbagliato, bene, male, pot, poc, tutti i nove shorts, boys and beyonds. Ovunque, qualunque cosa stai facendo per berti l'impossibilità dalle altre persone, soprattutto in questo anno 2020, che anno, cavolo, tutto quello che hai fatto per berti l'inutilità, il senso di frustrazione delle altre persone, per cercare personalmente di guarire tutte le persone di questo pianeta, portandotele addosso, come se tu potessi veramente farlo. Distruggi Scray, per favore, per un gioziliardo, giusto, sbagliato, bene, male, pot, poc, tutti i nove shorts, boys and beyonds. Quindi, quanto sei consapevole delle altre persone nel pianeta, e dato perché continua a entrare nella tua testa, pensi di essere che sia tuo. Quindi tutte le cose di cui abbiamo parlato sono cose che tu pensi che siano tue adesso, e tu non saprai che non sono tue finché non chiedi a chi appartiene questo. E io suggerisco di farlo almeno 3 o 4 volte quando c'è qualcosa, che ne so, quando vi sentite frustrati, pensieri suicidi o qualunque cosa, rabbia, tristezza, risentimento, mancanza di speranza. Cominciate a dire a chi appartiene questo, a chi appartiene questo, a chi appartiene questo. E sì, se si illumina, se si alleggerisce, allora non è vostro, rimandatelo indietro con la consapevolezza attaccata e fate poc e poc a tutti, ovunque avete comprato questa cosa come vostra. Quindi non ha importanza se avete deciso che comunque è vostro. Quindi tutte quelle decisioni, giudizi, conclusioni, computazioni, distruggiamo e screiamo tutto questo, per favore, giusto, per un gioziliardo, giusto, sbagliato, bene, male, pot, poc, tutti i nove shorts, pose, beyonds. Quindi quanto di questa roba hai deciso che è tua e che non lo è, e tutto quello che è, per un gioziliardo, distruggiamo e screiamo, per favore, giusto, sbagliato, bene, male, pot, poc, tutti i nove shorts, pose, beyonds. Che cosa accadrebbe se lasciassi andare tutto? Allora, per rispondere, c'è un'altra cosa che è venuta su. Allora, quando ho chiesto che cosa accadrebbe se tu lasciassi andare, quanti di voi avete deciso che fosse la vostra missione di salvare il mondo? Ma, amici miei, voi siete il mondo. E facendo questo, il mondo sta soffrendo perché voi sta soffrendo, perché voi state soffrendo, ma il mondo diventa più grande quando ridete. Tutto quello che è, per favore, possiamo distruggere e screare, giusto, sbagliato, bene, male, pot, poc, tutti i nove shorts, boys and beyonds. E quindi tutti gli impianti e gli espianti e tutte le realtà vibrazionali virtuali che vi dicono che dovete soffrire perché siete sbagliati dentro, e tutte le bugie che avete bevuto per crearvi questo, possiamo distruggere e screare, anzi, diamole a Gesù Cristo. Giusto, sbagliato, bene, male, pot, poc, tutti i nove shorts, boys and beyonds. Ecco, e questo forse vuol dire appunto alzare le mani al cielo, cioè di restituirlo a Gesù. Ok, tutto quello che non vi permette di percepire questa leggerezza, riconoscere che questo potrebbe essere un dono molto più grande della sofferenza, perché quello che le persone che richiedono adesso è l'ispirazione, l'invito alle possibilità. Hanno sofferto da sempre, ma quello che hanno bisogno le persone davvero è l'ispirazione, un invito alle possibilità, e tutto quello che non ti permette di riconoscere che tu puoi essere quello, che tu sei stato quello, e che magari quello non può essere, magari non riesce a essere abbastanza per far cambiare le altre, ma sarà abbastanza per ispirare quelle poche persone che desiderano davvero cambiare,
per avere davvero il cambiamento, tutto quello che è per un dio ziliardo, distruggiamo, screiamo per favore, giusto, sbagliato, bene, male, pot, poc, tutti i nuovi shorts, poison, beyonds. E quindi, un'altra cosa, forse, forse una delle ultime cose, lo so, io ho questo disturbo per cui mi piace parlare un sacco di cose, ci sono delle cose che voglio dire nello stesso momento. Lo so, e lo so, anch'io sono così. Per cui lo so, lo stesso gene che mi spinge ad andare avanti, 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 avanti. E ci sono un sacco di persone così anche. Ok. Ma ovunque hai deciso che è il tuo compito cambiare il mondo da solo, e quello che succede è che, diciamo che sei un bambino e sapevi che avevi di avere delle capacità che rendevano felici i tuoi genitori o cambiavi la loro sofferenza, ma loro non cambiavano perché avevano già la loro realtà. Quanti parenti, quanti genitori permettono ai loro figli di cambiare la loro realtà, forse per un giorno, per pochi mesi, perché, per esempio, il figlio cresce e quello potrebbe essere un dono che potrebbe contribuire completamente alla tua vita. E per cui avevi la capacità di cambiare. Di cambiarli per renderli felici, ma non erano disposti a sceglierlo. E quindi pensato che sei sbagliato e che decidi anche di non avere quella capacità di essere l'ispirazione o l'invito o la spinta energetica che permetterà alle persone di cambiare. Ma se vuoi allora. L'unica opzione che pensi di poter cambiare il mondo è di prenderti tutto sulle tue spalle. Possiamo distruggere e screare quel posto che abbiamo tutti? Giusto, sbagliato, bene, male, pot, poc, tutti i nove shorts, poison, beyonds. Quindi chiediamo che cambi adesso, perché questo è uno degli posti dove ci invalidiamo le nostre capacità di portare il cambiamento e crediamo che quello che dobbiamo fare è prenderci addosso il dolore e la sofferenza. Ma non so voi, ma io me ne sono portata addosso ad un bel po' dalle altre persone e non, loro non sono diventati più felici, soffrivano di più quando me lo prendevo addosso. Io mi ricordo quando ero forse con la mia prima fidanzata, ero con lei e con la sua famiglia, ero felice, prima di andare in casa loro. E mentre ci avvicinavamo al momento della cena, diventavo sempre meno felice perché stavo cercando di portarmi addosso tutta la loro infelicità in modo da renderli felici. Ma la mia fidanzata a un certo punto mi ha detto: perché non puoi essere felici? Ma perché non puoi essere felice? E io dicevo: cavolo, ma questa è roba vostra, io lo sapevo già allora. E io dicevo: cavolo, quindi tutti voi che non solo avete cercato di portarvi addosso la sofferenza di tutti quanti, ma vi siete resi di sbagliati perché l'avete cercato di farlo, perché quella è una gentilezza che non funziona. L'unica cosa che potete fare è ispirarli e lasciare che vadano per la loro strada e dare appunto la possibilità di guardare gli strumenti di Access Consciousness, tutto quello che è. Io sto sbagliato bene, male, per poco, tutti i nove shorts, poison, beyonds. Magari, allora, io ho usato la frase di pulizia, magari nessuno di voi o qualcuno di voi non ha nessuna idea di che cos'è, ma vi ho dato anche il sito dove andare per capire che cos'è. Io lo so, ed è quello che fa. Diventi diverso e magari non sai com'è successo, ma per favore, non possiamo fare niente a te. Ma quello che fa la frase di pulizia è quello di sciogliere quello che tu hai fatto a te stesso, che non è te e non fa niente a te. E un'altra cosa che voglio dire è quest'idea di sciogliere quello che non sei tu, quello che è vero per te, ti rende più leggero, la bugia ti rende pesante. Quindi quante volte ci siamo comprati e ci siamo bevuti le bugie delle altre persone pensando che fossero nostre?
Noi abbiamo milioni di strumenti in Access per aiutare le persone a cambiare. Io stesso ho fatto un sacco di video su YouTube e non so quanti su Facebook, forse ce ne sono 100, magari di più, che sono strumenti comunque gratuiti, Facebook Live gratuiti. E potete andare per esempio al sito accessconsciousness.com/you're not alone, dove potete trovare facilitatori e operatori meravigliosi nel mondo che stanno offrendo sessioni BARS gratuite in ottobre e settembre. E come sarebbe, come può essere meglio di così? E quello che noi cerchiamo di fare è di contribuire a te con questa cosa che è chiamata Access Consciousness, che non si può veramente definire e che ci piace proprio in quel modo. Allora, ma semplicemente volevo appunto ricordare proprio il Tour of Consciousness che hai iniziato anni fa. Allora, anch'io quando ho cominciato a fare Access ho dovuto andare al mio ritmo, anche se lui è mio fratello. Anch'io ero nella strada di dover dimostrare che questa, di dover fare questa realtà in modo giusto. Per cui non ero mai felice, perciò ho scelto di svegliarmi 30 minuti prima dei miei figli, di uscire con la mia tazza di caffè e guardare appunto i video gratuiti di Dane, e di guardare il video del giorno con lo strumento del giorno e di applicarlo. Non ho mai detto a nessuno, ma ho guardato che tutto cambiava intorno a me, ho fatto le classi, ma c'è qualcosa nell'essere con te, nel mio spazio, al mio ritmo, con questi video YouTube, che ha creato così tanto, e scelta dopo scelta dopo scelta, tutto ha cominciato a cambiare. E se questa è la prima volta che guardate e vi state domandando perché qualcuno vi ha taggato, perché siete qua, allora semplicemente vi invito a guardare il canale di YouTube, il Tour of Consciousness, è una playlist completa, dove ci sono dei video che veramente cambiano la vita delle persone. E sono così grata per tutto quello che hai dato di te stesso, del tuo tempo, di quello che hai scoperto, quello che continui a fare. E grazie per il dono che sei per il mondo e per me. E ti amo. Ti voglio così bene. Ti voglio tanto bene. Ti voglio bene, bene anch'io. Ti ringrazio. Devo dire che quando mi hai mandato quel testo e quel messaggio, il mio mondo si è illuminato così tanto e sono diventato così felice, perché continuavo a cercare di offrire delle cose perché sapevo che c'era dello stress nella tua vita. Ed è interessante quando sai che se qualcuno fa qualcosa per cambiare, non ha importanza quanto li ami, non puoi obbligarli a farlo. E quindi io lo dico anche in classe: prendetevi mezz'ora per voi tutti i giorni. E tu hai cominciato a guardare quei video del Tour of Consciousness, e sono così grata che tu hai cominciato a farlo al tuo ritmo. E che quindi è importante riconoscere che lo facciamo per noi stessi, ai nostri ritmi, lo sto scegliendo, e qualunque cosa succede non ha importanza, ma io sono quello che lo sceglie. E ho lo stesso punto di vista di quando avevo 6 anni, che volevo essere felice, e adesso ho trovato un modo per arrivarci, e voglio che tutti quanti trovino un modo per arrivarci. E potrebbe essere semplicemente un modo diverso, magari questi sono strumenti semplicemente per farlo più facile, ma è possibile farlo in questa realtà anche con la follia del corona. E lo so che io mi entusiasmo, ma pensate per un momento come sarebbe, non so, un mondo che avesse forse un 80% di persone felici. Ma non riesci a immaginarlo? Non so se è giusto avere una tale percentuale di persone felici intorno, ma se lo creiamo, ma se aumentiamo del 78,5%, io
Allora, immagino di svegliarmi in un mondo che contribuisce a te, in cui non ti senti più uno strano, in cui ti senti in comunione con tutto, tutto quello che c'è, come se veramente il mondo è la tua ostrica e tu sei l'ostrica del mondo, e dove hai la consapevolezza che tu sei la goccia dell'oceano, ma sei all'intero oceano. Ed è una di quelle cose che continuano a farmi andare avanti, sai. E continuano a farmi desiderare di dare alle persone. E ci arrivano quando ci arrivano, quando sono pronti. Semplicemente di quando scelgono che okay, avrò qualcosa di diverso adesso, scelgo qualcosa, quando sono determinati individualmente. Nessun altro può percorrere il sentiero di qualcun altro. E ve lo dico anche perché fare il proprio percorso è così più facile, così più divertente. Anche quando ero abusato e mi picchiavano nel ghetto e sono stato molestato, insomma, non mi sono fatto mancare niente. Sono stato battuto per essere di colore diverso, ma non era niente rispetto a quello che sperimentavo in casa. Ma io so che non deve essere così. So che alcune persone, appunto, alcune donne mi hanno abusato, ma questo non mi ha mai portato a odiare le donne. Perché non sono le donne che lo fanno, sono le persone che lo fanno, che cercano di farsi capire, o capire qualcosa che magari io non capirò mai. Non si tratta né di uomini né di donne, si tratta di persone che fanno scelte. E quel punto di vista fondamentale per me è stato d'aiuto perché vedo molte persone fare tante scelte anche adesso. Ok, grazie Corona per questa consapevolezza, adesso scelgo di fare qualcos'altro. Io non ero felice prima del Corona, ma adesso posso fare qualcosa per cambiarlo. E vedo molte persone che fanno scelte di essere ancora più nel giusto e tu sai, a questo punto, ok, è ok quello che scegli, finché lo scegli e ti accorgi che ci sono modi per cambiare le cose che sembrano davvero miracolosi e che sono a disposizione adesso, solo fai una domanda, chiedi che si mostrino, universo, consapevolezza, Dio, qualunque cosa tu parli. Ehi, cucciolotto, a qualunque cosa in cui tu senti di essere in comunione, chiedi del contributo. Chiedi un contributo per rendere tutto più facile. E ci sono circa 8.000 strumenti che vorrei condividere, ma ne parlo di ancora di uno che è veramente meraviglioso, che tutta la vita mi viene con facilità, gioia e gloria. Tutta la vita mi viene con facilità, gioia e gloria. E se lo dite 10 volte alla sera, 10 volte al mattino, veramente le cose possono cominciare a cambiare. E questo non vuol dire che succedano solo cose belle e mai cose brutte, no. Ma anche le cose brutte e la merda possono capitare con facilità, possono verificarsi con facilità. È un riconoscimento, è uno spazio che apri affinché la vita ti arrivi con facilità, gioia e gloria. Dico ancora un'ultima cosa. Questo è possibile per tutti quelli che sono disposti a sceglierlo. È possibile per tutti quelli che sono disposti a sceglierlo. Non lo scegli oggi, lo puoi fare domani. Non lo fai domani, c'è sempre il giorno dopo e molti altri giorni ancora dopo. E se, dico ancora una cosa, fare la scelta di vivere 20 anni fa è stata una delle scelte più grandi che abbia mai potuto fare. E sei qui, spero che essere qui oggi, se questo video ha cambiato la tua energia in qualche modo, le tue vibrazioni in qualche modo ti ha reso più felice, è tutto quello che Access fa. Oh, e puoi cominciare a dire, ok, questo ha funzionato, questo ha funzionato, questo ha funzionato, ma il cambiamento fondamentale riguarda lasciare andare tutte le bugie che ti hanno detto su di te. E quindi veramente, dando un'occhiata alla pagina You're Not Alone nel sito di Access,
consciousness, ci sono milioni di facilitatori, operatori access che offrono classi gratuite, che fanno sessioni, che fanno classi a pagamento. Ma quello che voglio dire è che non si tratta né del giusto né dello sbagliato, ma semplicemente di te che diventi te e ti godi la tua vita e sei tu e che cambi davvero il mondo senza neanche cercare di farlo. Possiamo anche parlare di se te stesso cambia il mondo? Sì. Dane ha anche scritto un libro pieno di molecole magiche che io uso ogni volta che entro in questo spazio di io lo apro a caso e quella pagina mi aiuta, è uno strumento, quindi puoi andare a beingyouchangingtheworld.com oppure drdanehere.com e dare un'occhiata a questo libro che è stato tradotto in tantissime lingue. Quante? Sai che non ho idea di quante lingue? È stato tradotto in tantissime lingue. E c'è anche comunque un audiolibro. Ah, oh, scusami. Sì. Hai dato così tanto e ci sono tante persone che comprano il libro e che dicono stavo per andarmene da questa vita e ho cominciato a leggere il libro, ho cominciato a cercare i bars e a fare Access Consciousness e qualunque cosa fosse richiesta per fare questa scelta di restare e di avere la mia vita e di crearla. E quindi io sono veramente così grata per il libro che hai scritto, quindi grazie. E sono così grato per le persone che mi dicono che sono cambiate grazie a quel libro. Ed è questo il vento che solleva le mie ali, per cui continuo a dire, ok, continuiamo a fare questa cosa. Grazie, ti voglio bene anch'io. E grazie. Che cosa? Allora, riposati comunque in questo giorno di prevenzione del suicidio, ok? Divertiti. E quindi grazie, tra l'altro, per tutti questi commenti così gentili e di gratitudine. E questo è stato veramente un piacere enorme. Grazie, sorella mia, e grazie a tutti voi che siete stati qui a guardare. Grazie, ci vediamo presto.